Gloria a Dio. Una felice serata a tutti quanti. Ci siamo di nuovo messi in linea. Una buona serata anche a te, Francesca, di nuovo. Che Dio benedica questa serata di nuovo. Oggi è stata una giornata piena di lavoro. Il Signore ci ha benedetti. Poco fa ci ha parlato in un modo stupendo. Chi non l'ha visto, vi prego di domani, sarà nel rullo, ma è importante, se lo volete vedere in originale, dovete andare nei miei profili YouTube, entrate dove sono nella foto con mia moglie, perché lì ci sono tutti i video recenti, ci sarà anche quello di stasera. Perché è molto importante. Il Signore ci ha parlato ed è meraviglioso. Abbiamo fatto un viaggio lassù e chi si è riuscito a sdoppiarsi, perché ci sono persone, ho visto persone molto, molto al 100%, sembravano che volavano senza ali e senza niente. Sembravano dei Superman o delle superdonne. È stato meraviglioso poter vedere questi attimi di quiete, di espansione dello spirito che è dentro di noi, evolversi lassù nel cielo come colombe. O come altro. Io li vedevo volare senza niente. Hanno acquistato quella capacità di sdoppiarsi come niente fosse. E non battevano neanche le mani. Sembrava che avevano dei reattori dietro le spalle a gas. È stato meraviglioso. Lo vedrete domani. Adesso chissà che cosa farà il Signore stasera mentre daremo testimonianza vivente e leggeremo la parola e continuo. Chi non lo sa che è venuto adesso, stavamo leggendo Efesini capitolo 4 e siamo arrivati al versetto 4. Nel caso cercate di avere una Bibbia o altrimenti andate nel mio sito ci sono due Bibbie, uno in testo che si traduce in tutte le lingue, sia da un lato che dall'altro. Così che potete insegnarvi anche a parlare e a leggere in tutte le lingue, perché l'avete confrontato vicino, versetto per versetto. L'avete confrontato e poi i giovani, specialmente che hanno il cervello condiviso, vuoto, possono anche insegnarsi a leggere e a parlare. Perché mentre lo leggete tra italiano, e nella lingua che preferite c'è l'altra Bibbia in audio che vi parla. Il versetto che volete voi, il capitolo completo, è tutta la Bibbia, dalla Genesi fino all'Apocalisse. Che bel dono! Non poteva il Signore darci questo grande dono, perché questo è un dono di Dio. E poi non è pesante perché non la sopporta il vostro telefono e neanche il vostro PC. È un sito come YouTube che quando cliccate il video voi subito si apre e non siete voi a portare il peso o il vostro computer o il vostro telefono. La potete mettere in preferiti sia la Bibbia in testo che quella in audio. Per trovarla
Basta che scendete piano piano il sito e si vede Bibbia in audio e Bibbia in testo e c'è scritto prima Giovanni, Language, in tutte le lingue. E la potete trasformare nel versetto che volete voi e nell'episodio della Bibbia che volete voi. È semplice, non vi preoccupate. Già sento lamentele, o voi donne, che c'è? In Facebook ci andate, mettete le foto, mettete i video, non vi dovete scoraggiare, donne, sorelle, fratelli, nessuno è nato insegnato. Quando vedete la Bibbia ci cliccate e già si apre, punto. Poi, sopra, a sinistra ci sono i comandi. Cliccate il verso che volete ed è fatta. Poi sotto c'è la lingua, cliccate la lingua e guardate la lingua che vi piace e ce la mettete. Poi cosa c'è di difficile? Non c'è niente di difficile. E se avete bisogno mi scrivete in WhatsApp prendendo il numero di telefono nel mio sito che vedete in ogni video qui. Adesso vi ho facilitato tutto. Sembra che tutto il vostro peso me lo sto caricando io. Dal 1994 non faccio altro di dire papà. È troppo pesante questo peso. Ma dammi la forza di sopportarlo. Vi sto gratificando tutta la strada, tutta, completa. Tanto se mi chiamate in WhatsApp vi addormento e vi faccio parlare direttamente con lui, con Dio e con Gesù. Cosa posso fare di più per voi? Ditemelo, che lo farò se Dio me lo concede. A Dio sia la lode e la gloria in Cristo Gesù. Amen. Apriamo per chi vuole salire. Sì, per chi vuole salire nella webcam oppure nell'audio. L'invitato Davide. E dove? Dove? Allora, io l'ho chiamato, non so. E qui ancora non c'è. Vabbè, adesso incominciamo noi, nel frattempo loro vengono, magari gli mando l'invito adesso. Allora, comincia a pregare tu, sorella Francesca, fai una bella preghiera lunga, lunga e metti tutti quelli che ti ricordi, tutti quelli che ti ricordi. E poi dici per gli amici, per i nemici, per gli atei e anche per quelli che bestemmiano e anche quelli che ho offendono Dio in tanti modi, che possono stasera piegare le ginocchia davanti a Dio. E poi metti a chiunque, non ti preoccupare, non ti costa niente e sarai gratificato da loro, perché loro quando comprendono la tua preghiera si inginocchieranno e daranno gloria a Dio. Vai! E io nel frattempo invito a tutti in WhatsApp, così stasera ci sarà il pienone di ginocchia che si piegano a Dio e a Gesù. Amen. Vai, vai. Signore, benedetto Gesù, stasera veniamo tutti quanti davanti al trono della tua maestà, Padre benedetto. Ti prego di pregare per tutte le famiglie, per tutti i bisognosi, papà, per quelle persone che hanno bisogno di te, Padre, che sono a letto, per i nonni che sono ammalati, abbandonati, per i bambini della guerra, per i bambini in Africa, per i bambini che le mancano cibo, il medicinale, papà. Ti prego di soccorrere, Padre, di mandare degli angeli, Padre, che riportano quelli quello che hanno bisogno. Tu lo sai, papà, che cosa hanno bisogno più poveri bimbi piccolini di te muoiono della fame. E con poche lire le possiamo salvare tutti e spedirle qualcosa, ma se veramente arrivano a loro, papà, io non avrei nessun problema di mandargli qualcosa per prendere un po' di latte, qualcosa che mangiano più bimbi, papà.
ma non siamo sicuri che arrivano quei bambini alle nostre offerte. Papà benedetto, allunga la tua mano, che si mettono la mano al cuore quelle persone che prendono i soldi e poi dopo alla fine non fanno dietro quei bimbi che hanno fame e le fanno morire da tutte le cose, Padre. Padre benedetto, santissimo, ti metto davanti ancora Angelo, la sua famiglia, i suoi figli, sua moglie, il suo lavoro, i suoi progetti, la sua vita, i suoi pensieri, Padre, tu lo sai cosa ha dentro del suo cuore, cosa desidera, Padre. Metto ancora davanti la Barbara, la sua famiglia, suo marito, la Laura, la Margherita, l'altra Margherita, Davide grande, Davide piccolo, Roberto, Salvatore, tutti quanti, Padre, davanti al trono della tua grazia, Padre, di poterle aiutare, Padre, di poterle affinché possano capire veramente, Padre, che sei un padre d'amore, un padre vero, un padre che esiste, Padre, un padre che quando dice una cosa è quella e tu lasci il sigillo per sempre nei nostri cuori, Padre, che non si togli più, mai più questo sigillo che tu ci lasci, Papà nostro. Se lo lasciano è perché vogliono lasciarlo, Papà, vogliono cambiare strada, Padre, dagli la forza di che non la cambiano questa strada, Padre, rimangono sempre accanto a te, Papà. Ancora ti voglio pregare per mio figlio, Padre, che adesso sta bene, gloria a Dio, Papà, è andato via il corona per i suoi bambini, per sua moglie, per i suoi cognati che hanno in casa, che non hanno preso nulla, Papà, grazie mille, Papà, per mia figlia, per suo figlio, suo compagno, per mia sorella, mio fratello. Tanto mio fratello, per tutto il mio popolo, la mia gente, Padre, tu lo sai chi siamo noi. Meglio di tutti quanti, Padre, ognuno siamo sulla terra come papà tu ci hai messo, Padre. Non fai differenza da un colore all'altro, siamo tutti figli tuoi, papà. Papà, ancora ti voglio mettere davanti la Katia, poverina, per quell'ingioma che c'ha dentro dal fegato, papà. Per i suoi occhi che non vede, papà, ti prego di rivederla, padre, di guardarla tu, di allungare la tua mano su di lei, padre, sui suoi occhi che non vedi giorno per giorno, sta perdendo la vista, papà, aiutala, abbi misericordia di lei, padre, perché solo tu sei un padre vero, solo tu sei un padre misericordioso, padre, un padre pieno d'amore, un padre pieno di pace che dona la pace e la calma alle persone, papà mio. Ti prego ancora per quella ragazza lì, non so com'è che si chiama. Se mi dimentico qualcuno, papà, tu lo sai chi è, a chi mi rivolgo, nel mio cuore lo senti, che capiscono quello che io vi sto dicendo per il loro di bene, padre. Non è che io dico tanto per dire queste cose. Padre Santissimo, ti prego ancora per Alfio. Papà, fa che muova le sue gambe, papà, la sua schiena, la sua testa, che prendi i comandi, padre, che si deve sbloccare da quel tipo di fattori che ha dentro della testa, padre. E ancora per Roberto, papà, che anche lui ha un credo a modo suo, padre. Creda o non creda, papà, falli capire che tu sei vero, padre, che tu sei unico al mondo, papà. Non c'è nessun altro che prenda il tuo posto, padre. Affinché lui viene qua dentro, che viene con un cuore aperto, libero veramente, da dire: papà, ti voglio accettare per quello che sei, padre mio. Perché lo so che tu sei il mio salvatore, padre. Tu sei la via, la verità e la vita, padre. Perché senza di te non siamo niente e nessuno, papà. Senza la tua presenza, senza il tuo spirito dentro di noi, padre. Noi, il nostro corpo è il tuo tempio, Padre. Questa è la tua chiesa, dentro di noi la tua chiesa, Padre. Non hai chiesa di mattone, Padre. Non hai chiesa a destra o a sinistra, la tua chiesa è dentro di noi, soltanto che noi che dobbiamo accendere questa piccola luce che si chiama papà e che si chiama fratello Gesù. Padre, ti prego di dare la forsa di accendere quel piccolo luccicano dentro che arde. Che si alza quella fiamma dentro di loro, ma se loro mettono la sua volontà, padre, se loro mettono la volontà, padre, e tu ci metti l'amore di più di quello che vogliono loro, padre, ti prego di benedire ancora
Il fratello, non so come si chiama, mi ricordo più, doveva prendere il treno, è andato a casa con della moglie. Sono contento, papà, che è andato a casa e ha trovato lavoro. I suoi figli vicino a sua moglie, che fa Natale con le sue creature, papà. Che anche tu sai cosa vuol dire? Siamo dei figli e padre, lui ne ha tre, ne ha quattro, non lo so, ma tu hai milioni di figli, milioni di popoli intorno di te, padre, siamo tutti i tuoi figli. Lo sai meglio di lui e di me, di tutti cosa vuol dire essere il genitore. Tu sei il genitore del mondo intero, padre. Ti prego ancora per quell'altro ragazzo, padre, non so com'è che si chiama, che è venuto dentro l'altra sera, non so, è venuto dentro, poi è andato fuori. Fallo rivedere, padre, che quel ragazzo è venuto tanto per sentire e basta, non è che è venuto per seguire, padre. Ti prego, se entra dentro stasera, padre, fallo capire che tu sei un Dio vero, un Dio d'amore, papà, no, che vengono con risare e poi vanno fuori, padre. Che cioè non è che vanno in un cinema, escono e poi entrano quando gli pare, nei piaci. Dagli soltanto la forza di farli capire che noi siamo qua non per ridere o per scherzare o per prendere per il sedere le persone, no, non c'è nessuno che può prendere nessuno in giro. E siamo qua è perché facciamo veramente la prova al Padre, crediamo in te, crediamo veramente in te, Padre, nella tua potenza, Padre, e nella tua forza, Padre, nell'amore che tu ci dai noi per usare, Padre, per farli capire gli altri cosa significa la parola amore, che sono soltanto due parole, Padre, non ce ne sono tante. Amore è una parola piccola, ma è grandissima per le persone che la prendono e se la mettono al cuore quella parola, padre. Ti prendo di rivederle tutti quanti, padre, di lavarle, sbiancarle, padre, con il tuo sangue e acqua che sgorga dal costato, padre, lavali su le sue case, sbianca le sue case, padre, sbianca le loro dentro, padre, affinché si possano rivedere l'oscurità che hanno dentro nell'animo e nel cuore, padre, che prendono tutti i suoi peccati, padre, compreso io, compreso Angelo, tutti quanti dobbiamo chiudere la croce dei tuoi piedi, padre, perché tu non sei più su quella croce, padre, ma hai lasciato quel legno per buttare tutti i nostri peccati. Tu lo sai. Che sei risorto, tutti lo sanno che sei risorto, che sei un Dio vivente, un Dio d'amore. E veramente tutti quanti dobbiamo inchiodare i nostri peccati a quel legno che tu hai lasciato là, Padre, per noi, Padre. Sei andato a morire su quel legno per noi, ora noi dobbiamo inchiodare tutte quelle cose che abbiamo dentro di noi, Padre. E dobbiamo chiudarle là, inchinarsi a te, chiederti perdono, Padre, dire grazie, papà, per quello che ci fai, per quello che ci doni tutti i giorni, Padre, per i nostri figli, per la nostra casa, per i nostri cugini, per i parenti, per più ne abbiamo, più ne mettiamo, Padre, perché senza di te non siamo niente, niente. Non c'è nessuno qui al tuo titolo, Padre, non c'è nessuno che si chiamano come te, papà. Ti prego, papà, ancora di pregare, ancora per quell'altra, per la figlia di Barbara, che l'ho vista quella ragazza, si chiama Susi, sembra Susi, sì. No, Silvana si chiama. Anche lei, poverina, ha molto bisogno, padre, rivedala, padre, dentro di lei, padre, che si sente un po' disturbata. Tu lo sai, padre, da cosa hai bisogno? È venuta dalla Francesca. Ma la Francesca cosa gli può dire più? Le cose giuste che le posso dire, suggerire dei suggerimenti che so. Ma tu, papà, falli capire che tu sei un padre vero. Io ce l'ho detto che si deve inchinare davanti a te, padre mio. Adesso se lo fa la madre, penso che lo farà anche la figlia. Perché la cosa viene automaticamente. Noi c'è amore, nasce amore. Noi c'è odio, papà. E dove c'è l'odio, padre, si spacca su tutto, porta via tutto, padre. Porta soltanto la pace e l'amore, padre, vogliamo. E dove c'è oscurità, padre, metta la luce, padre. Dove c'è cattiveria, metta l'amore, metta la tua mano potentissima, padre. Smuova tutte quelle cose che le altre cose non sono capaci di fare, né preti, né suore, nessuna razza del mondo. Non ce la può fare, padre, ma tu soltanto ce la puoi fare con la forza della tua mano, padre, potentissima che hai. Non ti dico potere perché tu potere non ne hai, ma hai tanto amore, tanti ministeri, padre mio, che tu, padre, ti ha lasciato Gesù per portare
portare avanti questo mondo. Più andiamo avanti, Padre, non vedi che va in rovina, Padre? Quanti cattiveri che ci sono, vivono soltanto per il business, per i soldi, Padre. Avevi ragione quello che tu hai detto, da cedere quello che è di cedere, perché sulla faccia di soldi c'era la sua testa. Ma noi non guardiamo i soldi, non guardiamo quelle cose lì, Padre. Cerchiamo la tua pace, il tuo amore, papà, perché con poco si vive, con niente si muore, Padre. Soltanto vogliamo essere felici, godere della tua luce, Padre, godere della tua felicità, della tua pace, che abbiamo pianto tanto dalla nostra vista, basta lacrime. Almeno quello che stiamo su questa terra, Padre, 1 anno, 20 anni, quello che tu ci doni è tutto buono, Padre, ma almeno lo viviamo bene, tranquillo, in pace, senza ipocrisia, senza cattiveria, senza falsità, Padre. Senza che una persona ti vieni vicino per l'interesse oppure per quell'altro, per questo, no, che vengono normale, leale, da chiedere le cose, tieni, se ce l'ho te ne do, no, uno, te ne do due, ma te ne do con il cuore, Padre, ti prego di rivederli tutti quanti, Padre, che vengono vicino a Francesco, vicino a Angelo, a tutti che vanno vicino a un'altra persona che hanno bisogno, ma che vanno con un cuore dentro aperto, un cuore di carne, Padre. E non mettono la malizia, la malvagità, le cattiverie sulle cose che chiedono sulle persone, papà. Ti prego di benedirle e di rivederle tutti quanti, Padre. Padre mio Santissimo, fammi una revisione tutti quanti, sia del corpo, dell'animo, del cervello, Padre. Specialmente del suo cuore, Padre, che è così freddo, che sono così caduti dentro, Padre, ti prego. Soltanto tu li puoi scattare, Padre, col tuo amore potentissimo che hai, Padre, dentro di te. Gesù mio, ti prego, perdona tutti quanti loro che non sanno cosa fanno, Padre. Amen. Amen, gloria a Dio. E buon Padre Celeste, Dio d'amore, cosa possiamo dire più di quello che ha detto la sorella Francesca? Con tutto il cuore, Padre, do la benedizione per le parole che ha pronunciato, Padre. Non perché sembra che abbia affetto per lei, ma perché sta facendo la tua volontà, Padre. Aveva un pochettino, diciamo, allargandosi un pochettino, magari senza che se ne è accorto, però ha chiesto perdono a te, Padre. E vedo che sono 2 giorni che tu l'hai benedetta, Padre, mentre si sta acquietando la sua mente, il suo spirito. Padre, ieri ho visto una luce così grande, mentre lei pregava con la webcam, qualcosa di meraviglioso, Padre. E so che tu non finirà questa benedizione, perché hai iniziato qualcosa di grande per lei e per noi, Padre. Sia come tu hai voluto, Padre. E sarà così, Padre. E adesso, Padre, mentre noi ci accosteremo con questa preghiera per leggere la parola tua, Padre, daremo spazio a tutti i tuoi figli, alle tue creature, ancora a quelle che ti hanno bestemmiato e ti hanno insultato e ti hanno dato delle collere. E hanno frainteso tutto quello che hai fatto per loro, mandando anche tuo figlio con la tua stessa personalità, Padre. Grazie, Padre, perché tu accogli il peccatore, accogli chi ti ha bestemmiato, accogli anche l'afflitto e non guardi ciò che ha fatto o ciò che sta cercando di fare. Lo benedici in tutti i modi, Padre. Grazie, buon Padre Celeste, ancora per questo e ti vogliamo dire soprattutto, Padre, ungici dall'alto attraverso questa serata. Fai che possiamo ancora superare il momento che abbiamo avuto prima di cenare, perché non volevo smettere, ma era necessario. Perché dobbiamo nutrire anche il nostro corpo, anche con poco, quello che possiamo.
Ma questa interruzione di oggi pomeriggio si riallaccerà, padre, fra poco, perché sento un fuoco dentro di me. Sembra che qualcuno mi abbia messo un fuoco così grande che non riesco a dominarlo. Padre, fai che questo fuoco possa contaminare tutta la gente, vicino e lontano, che possa inserirsi nei loro cuori, nel loro spirito e soprattutto, Padre, in quel punto dove risiede la loro non stabilità. Che possa questa non stabilità cadere come un macigno e lasciare libero alla tua gloria, Padre, che possano tutti questa sera cadere in ginocchio dolcemente, senza farsi male. Prima un piede, abbassando il primo ginocchio toccando per terra e poi abbassando l'altro piede fino a terra, posando l'altro ginocchio e nel medesimo tempo, eccolo, l'equilibrio, grazie di questa luce, papà, che hai fatto venire in questa life, c'è la tua presenza qui, papà. E ti voglio onorare stasera più che mai, papà, perché mi sento, sì, anche nell'altra life, sì, papà, ma tu puoi, ma noi non possiamo, papà. Elargisci dentro di noi questa magnificenza che fai tuo padre. Donaci questo dono di entrare dentro gli atomi della vita, della natura. Animati e non animati, che possiamo essere tutto uno nell'interno e muoverci secondo i loro movimenti. Grazie, papà, di questa sensazione, padre. È meraviglioso. E buon Padre Celeste, ti voglio pregare per la sorella Francesca, ancora di aiutarla su quello che lei ha bisogno in questo momento, falla rialzare dalla miseria che il nemico l'ha lasciata. Falla rialzare. Fai che tutta l'umanità possa comprenderla nell'aiuto che darà lei a tutto il mondo, che possono essere onorati di spedirgli qualcosa, chiamandola, onde lei possa rialzarsi da quel punto che attualmente si trova, e non solo lei, tutta la sua gente. Grazie, buon padre, e non di dimenticare tutte le persone, le sorelle, i fratelli che dal 1994 fino a oggi cerco di curare, di aiutare, di sostenere con quel poco che tu mi hai donato, Padre. Fai che possa questo poco che mi hai donato servire a distogliere tutte le negatività neutre che sono
dentro la loro psiche e buttarle tutte ai piedi del tuo figliolo Gesù e saranno felici per sempre, perché comprenderanno il valore che tu stasera darai a ognuno di noi e tutti coloro che gli sarà tramandata tra video, tra condivisioni, tra pensieri, perché sarà l'avvento di questo nuovo anno. Questo nuovo anno sarà un anno felice, un anno che tutta l'umanità si rialzerà e chi ci ha tenuti sotto missione devono cadere, andando a zappare, come loro ci hanno tenuti fino adesso, con la miseria. Tutto ciò che ci hanno rubato ci sarà sequestrato. Chiunque, presidenti, deputati, magistrati, tutti quelli che ci hanno tenuto sotto la schiavitù pagheranno il loro misfatto. Solo uno deve comandare. Cercatevi un uomo che parli con Dio. Ce ne sono tanti uomini che parlano con Dio. Cercatelo e onoratelo. Solo uno deve comandare. Tutti questi 40 ladroni devono scendere a zappare, se lo sanno fare, se no muoiono di fame, come loro ci hanno tenuti a noi, tutti quanti, i nostri figli. Al momento ci manca il latte alla mattina e il pane alla sera, e così dovranno stare loro. Meglio che danno le dimissioni al più presto, altrimenti saranno costretti. Padre, profetizzo, Padre, nel nome santo del tuo figliolo Gesù, che questo accada dentro lo stretto tempo necessario. Non metto data, perché le date le danno solo i testimoni di Geova. Ma alle prossime votazioni, il primo che entra nelle aule per votare se la vedrà con me e con te, Padre, e con tuo figlio Gesù. Mentre saliranno le scale o i gradini per entrare in quelle aule, gli succederà un incidente. Come vero Dio, profetizzo. Guai chi andrà a votare. Non c'è bisogno che si vota più. Si prende un uomo che parli con Dio, che sia saggio, che sia marito di una sola moglie, onesto, bravo, e si mette a comando. Solo lui deve prendere le decisioni e tutti gli altri devono stare zitti. È il primo che si oppone in carcere. A pane e acqua. Grazie, papà, nel nome santo del tuo figliolo Gesù, che tu l'hai benedetto in eterno. Amen. Amen, cari, la grazia, a Dio sia la gloria, l'onore per ogni cosa. Mentre ci accosteremo alla parola in Efesini 4, l'abbiamo cominciato prima del
tempo di andare a fare la cena. Ma se mia moglie non mi chiamava, io ero così distratto, sdoppiato, che quando mi ha chiamato pensavo che dovevamo uscire addirittura. E vi ho detto, ci vediamo stasera. Ero così fuori fase, non identificavo neanche l'ora, non identificavo niente, come se il tempo si fosse fermato. Quando sono uscito, ho detto a mia moglie, dobbiamo uscire? E la cena era sopra il tavolo. Non ho neanche identificato il tempo, l'azione, ciò che mi chiamava. Vedete, cosa fa Dio? Ma vedete cosa fa Dio? Immergetevi sotto la protezione di Dio e tutto si placa. Si placano i pensieri, si placano le azioni, si placa tutto. Mentre vi immergete sotto la protezione di Dio, non avete bisogno di niente. E sarete ringiovaniti, ripieni di salute, di potenza, di ricchezza, di felicità, che mai nessuno vi potrà donare, nessuno. Solo questo grande Dio che sta lassù, no, sta qui, dentro il cuore. Voi immaginate che sta lassù, sta qui, dentro, qui, in ogni cellula c'è lui. Ma come? In ogni cellula. E se ci sono migliaia di cellule? Sì. In ogni nostra cellula c'è il DNA di Dio e di Gesù. Siete voi. Ed ero io una volta che lo bloccavo. E allora apriamoci a essere in condivisione con lui. Ma come si fa? Inginocchiandoci. E mentre ci inginocchiamo, tocchiamoci il cuore. Non c'è bisogno che ci diamo mia colpa, mia colpa, mia... No, che? Lui lo sa. Lo sa che siamo peccatori, non c'è bisogno che vi battete neanche il petto. Lo sa, e lo sa così bene che dice che vuole anche perdonare chi l'ha sputato, anche chi ci ha lanciato la lancia per colpirlo nel costato. Vuole perdonare anche chi lo chiama con un nome di un animale. Vuole perdonare anche a chi lo ha disprezzato. Vuole perdonare a tutti. Anche chi dice che non esiste. Vuole perdonare anche a lui o a lei, a chiunque. E stasera la strada ve l'ho data. Inginocchiatevi, chiudete gli occhi, non avete bisogno di guardare qua. Sentite ciò che dico con le orecchie, chiudete gli occhi e cominciate a piangere. Non perché vi voglio far piangere, ma perché avete bisogno di piangere, perché voi vi siete ammalati, perché avete usato questo e questo. Con il pensiero avete formulato diversi pensieri cattivi.
che non dovevate dirle. E avete peccato con il pensiero. Mentre mormoravate qualcuno, mentre immaginavate con la vostra mente di essere con qualcuno e mentre immaginavate di produrre quell'emozione proibita con qualcuno. Non faccio nomi. Vi siete messi male e adesso dovete piangere per essere perdonati. E allora, mettetevi in ginocchio mentre io leggo la Bibbia, in questo famoso Efesini 4, dal versetto 4 in poi, voi piangete, piangete. E mentre piangete, lavatevi gli occhi con le lacrime, così se avete catarrate, cadranno per terra ai piedi di Gesù. Immaginate che le gocce che cadranno dai vostri occhi, mentre cadono per terra, cadono sopra i piedi di Gesù. Immaginate i piedi di Gesù sotto i vostri occhi. E mentre cadranno ai piedi di Gesù, sopra i suoi piedi, per riflesso condizionato, sarete salvati, onorati da Gesù e da Dio. Pronti? Via! Gloria a Dio, alleluia. E qui dal verso 4, sempre in Efesini 4, dice: vi è un corpo solo e un solo spirito, come pure siete stati chiamati a una sola speranza, quella della vostra vocazione. E forse non è vero che siete stati chiamati a una vocazione, a una sola speranza. Chi è Gesù? Tutti noi a un certo punto ci arriva come un flash, qualcosa che sentiamo dentro di noi, che ci immerge totalmente e diciamo: caspita, ma cosa mi sta succedendo? È lo Spirito di Dio che entra a far parte della nostra fisionomia, dalla nostra mentalità. Grazie che sei qui, Gesù. Ecco, lo vedete. È dentro la live, basta che voi fate così e lo salutate. Salutate. Così. Gesù. Salutate. Mentre vedete la luce che lampeggia così e fa buio, voi capite che c'è l'essenza di Dio e Gesù qui dentro la live. Diteglielo, Gesù, finalmente. Finalmente stasera ti vedo. Ti vedo perché vedo la sua luce è come se fosse il suo corpo sottile, che predispone ai nostri cervelli, ai nostri posizionamenti che abbiamo di interlocutore del nostro cervello condiviso. Quasi quasi entriamo in condivisione con l'atimo dello Spirito Santo di Gesù. Mentre lui parla, oh Gesù, come sei bello, sei stupendo, Gesù, meraviglioso sei. Ah, tu solo puoi farmi godere di questa felicità. Ah, grazie. E quindi dice chiaro,
sola, signore, una sola fede, un solo battesimo. Di un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti. Non c'è altra parola che si può aggiungere, no? È impossibile, non c'è altra reazione da poter commiserare o commentare. No, non c'è, perché ha detto tutto in questa parola. Ma come mai non l'abbiamo ascoltato prima? È perché lo Spirito Santo non convolgeva, perché i tempi non erano pronti. Avete capito? Ogni cosa è a suo tempo, come infatti. Tutte le cose che mi fa vedere durante la notte non posso pubblicarle. Non è ancora tempo. Non è ancora tempo. Ci vuole altro tempo. Perché prima il Signore vi vuole preparare. Perché se no altrimenti, che mi fate? Vi scoraggiate come i vostri padri! Si sono scoraggiati sul monte Horeb, hanno rifiutato di parlare con l'essenza divina. E hanno detto a Mosè, parlaci tu con questo Dio, che noi abbiamo paura di faceva? Vi mangiava! Vi mangiava! Questo Dio vi ha di un amore potente, un amore soave. Non dovete avere paura, perché lui è la vita. Hanno avuto paura di avere un incontro con il Dio che li ha creati. E voi cosa state nutrendo stasera? State avendo delle convulsioni oltre la paura? O vi sta tremando il cuore? Cos'è che state avendo? Perché stasera dovete inginocchiarvi tutti. Tutti. E guai chi non si inginocchia. Perché l'assenza di Dio è qui, stasera, e ve lo state vedendo anche nelle live. Lui, questa sera, vuole che tutti avete la priorità di inginocchiarvi davanti a questo Dio meraviglioso, perché nessuno può rifiutarla, perché questo Dio vi ama. E vi ama di un amore immenso. E ve lo conferma. Non dovete avere paura. La paura assale solo le persone che non piegano le ginocchia davanti a Gesù. E allora, non volete questa paura? Inginocchiatevi, in ginocchio, e dite: Gesù, perdonami,
le mie colpe, perché non sono degna o non sono degno di appartenerti. Perdonami e sarò lavata da ogni mio peccato. Detto questo, tutto è placato. Si placa la paura, si placa la perturbanza, si placano i sensi, sarete nella pienezza della gloria di Dio e Gesù. E qui lo dice chiaro nel versetto 7, per chi sono entrati adesso, stiamo leggendo Efesini 4. Siamo arrivati al versetto 7 e nel versetto 7 dice: ma a ciascuno di noi la grazia è stata data secondo la misura del dono di Cristo. Qual è? Non ha importanza l'altezza o la larghezza della persona o da grandezza di età. Ci sono bambini che appena sanno camminare e sanno comprendere chi è Gesù, mentre la mamma o il padre, semmai, hanno avuto tempo, dico così perché è difficile che una mamma fino adesso ha avuto tempo di mettersi la sua bambina sulle ginocchia o il suo bambino sulle ginocchia, oltre a quello che ha fatto, di raccontargli la storia di Dio che è venuto in questo mondo, che si è fatto uomo. Non lo so se ha avuto questo tempo. Ma se mai avrebbe avuto questo tempo, la bambina o il bambino che si è preparato sapendo chi è Gesù è alla stessa altezza di te che hai 60 anni, di te che hai 80 anni, di te che hai 98 anni, che sei proprio all'estremità della tua vita. È uguale a te, perché lui ha creduto come te. Identico. Anche lui riceverà quello che tu stai per ricevere. E bandendo tutte queste confusioni di età, di colore, giapponese, cinese, africano, russo, di qualsiasi razza al mondo, queste parole lo purificheranno o la purificheranno, perché questa video livecam sarà registrata in tutte le lingue tradotte con l'audio e con il testo accanto. Se mai ci fosse qualcuno che fosse sordo e avrebbe gli occhi, guarderà. Ciao, di Mico Immacolata, amore mio, ti voglio bene. Se mai ci fosse qualcuno cieco, allora che sente con le orecchie, ascolterà il video e si convertirà. Perché stasera Dio sta parlando a tutti noi nella sua entità, come lui ha deciso, a chi parla con i gesti, a chi parla con i fatti e con le opere. Mentre
ci prepariamo per salire con l'ok davanti all'onniscienza del Padre, davanti a quel cortile grandissimo, seduto sul trono, ve lo sto proiettando, chi riesce a vederlo, vi sto proiettando questa scena. Nostro Padre, Dio onnipotente, sul trono e accanto suo figlio Gesù, mentre tanti cantautori con le trombe e con tutti gli arnesi musicali stanno lodando lode meravigliose e tutti noi presenti lassù, siamo pieni di emozioni e di felicità. E a un tratto suona un suono particolare e tutti cadiamo in ginocchio, abbassando la testa, perché non dobbiamo guardare. Una luce ricopre tutti noi. E mentre riceviamo questa luce, siamo tutti trasformati, sani, felici. E non più corrotti. Ma piene di Spirito Santo. E tutte le nazioni messe lì parliamo solo una lingua, solo una, e ci comprendiamo tutti, solo guardandoci nello Spirito Santo, uno con l'altro, con il cervello condiviso, riusciamo a comunicare con tutti. Perché ci saranno stranieri di tutte le categorie, di tutte le nazioni, lassù davanti a quel cortile. Grande è questa emozione. E voi la state vedendo con i vostri occhi e nessuno vi può togliere questa emozione. E ogni notte, mentre dormite, cercate questa emozione. Cercate e troverete la vera gioia, non sono le altre cose che vi daranno l'emozione. Non distoglietevi con altri desideri in questo momento. Gli altri desideri vengono secondari. Immergetevi in questo sentimento, perché quando sarete lassù non avete bisogno di altri vizi, altre cose. Perché lassù saremo tutti come angeli e il tempo stringe. Amen. Il tempo stringe, non cercate altre cose, state come siete, ma modellatevi, 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 non cercate cose assurde, perché queste sono cose del mondo, voi non avete bisogno di niente. Perché il corpo si abitua a tutto, a tutto. E lo sto appurando di persona lo sto appurando, gratificandomi con l'aiuto di Dio, di Gesù. Sto gestendo anche i miei organi. Perché è possibile? È possibile anche gestire i nostri organi. Se avete Gesù dentro di voi, tutto potrete fare. E a Dio sia la gloria in Cristo Gesù. Amen. E qui, dal versetto 8, dice: per questo è detto, salito in alto, egli ha portato con sé dei prigionieri e ha fatto dei doni agli uomini. Ora questo
è salito, che cosa vuol dire se non che egli era anche disceso nelle parti più basse della terra? Colui che è disceso è lo stesso che è salito, è al di sopra di tutti i cieli, affinché riempisse ogni cosa. Vedete, quando ci parla che lui è salito lassù, il nostro spirito, il nostro cuore ci fa capire se lui è salito lassù, vuol dire che la strada la sapeva. Avete capito? Perché è Dio. Chi è salito lassù? Gesù è Dio, lui stesso. Lui è sceso e così che è salito, perché la strada la sapeva. Uno di noi non può salire lassù se non è chiamato da lui. Avete capito? Ma lui la strada la sapeva, era solo e lui decideva, lui era il padrone e lui faceva tutto. Questo salire vuol dire che è disceso sulla terra, negli inferi, sottoterra, e ha comandato anche il sottosuolo, perché lui è il padrone di questo mondo, anche degli atomi che formano la terra. E con il suo soffio lui produce quello che desidera. Se noi comprendiamo cos'è questo dono, lui ce lo darà. Ma dobbiamo essere obiettivi, se ce lo meritiamo. Dobbiamo fare un esame di coscienza. In sostanza, ci mettiamo davanti a uno specchio e ci guardiamo. Che livello abbiamo? Quale livello abbiamo? Guardatevi bene, esaminatevi. Chi siete? Da dove venite? Che cosa avete fatto fino a oggi? Prendetevi una penna e lo scrivete. Se non sapete scrivere, perché ci potrebbe essere qualcuno che non sa scrivere, niente di strano, oppure non può scrivere perché la mano ce l'ha malata, di qualsiasi cosa, articolazione bloccata. E allora prendete un telefono, mettete il video, se volete il video, e registrate. Parlate e registrate il video e dite tutto quello che state vedendo dentro di voi, entrando in condivisione con il vostro corpo. Guardatevi bene. Immaginate che state entrando da dove volete, dentro il vostro corpo, con un corpo sottile, il pensiero. Voi dovete solo pensare, poi le altre cose succedono dopo. Mentre pensate, non siete più voi che pensate, ma è l'azione del vostro atomo che è diventato pensiero e dal pensiero si è trasformato azione. E mentre siete in azione, vi trovate nel punto dove avete dichiarato di essere. E potete fare tutto quello che state dicendo. Voi dovete solo pensare. E dovete pensare bene, perché il pensiero è azione. Non dovete pensare: ma io non vedo niente.
Voi non dovete vedere niente. Dovete lanciare il vostro pensiero in azione. Basta. Poi penserà a lui. Se ve lo meritate e lo fate con cuore sincero, avverrà. Avete capito? E allora, mettetevi in azione. Pensate, agite, selezionate, scartate se c'è qualcosa da scartare, aggiungete se c'è qualcosa da aggiungere, ci potrebbe essere da togliere qualche infezione dentro il vostro corpo, qualche lato del fegato gonfio, o c'è magari qualche cellula che è diventata la padrona del vostro fegato, la prendete e ce lo dite chiaro: per te è arrivata l'ora, scappa oppure ti butto fuori, o te ne vai con i tuoi piedi o ti butto io. Diteglielo. E dovete fargli paura con la vostra serietà, che quella cellula riconosce che voi siete il padrone o la padrona dentro il vostro corpo. Dovete avere autorità, perché solo con l'autorità scappano via questi germi che sono dentro di noi. E poi vi spiego chi sono. Solo così scappano, con l'autorità che avete preso, con la preghiera prima, anzi, che avete fatto in ginocchio. Queste cose si possono sconfiggere maggiormente e facilmente con il digiuno e preghiere. Pregando notte e giorno diventerete autorevole, sarete completamente nei confronti di tutte le altre entità superiori. Solo così potete avere l'autorità assoluta. Fatelo e vedrete i risultati. E nel versetto 11 dice, sempre in Efesini 4, è lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come... Scusami, esco un attimo, devo chiamare un attimo la gente, ok? Poi vengo. Ok, Ok? a più tardi, Francesco. Quando arrivi fai in modo che me ne accorgo. Alcuni come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo, fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti all'altezza della statura perfetta di Cristo, affinché non siamo più come bambini. Sballottati di qua e di là, da quelli grandi che ci dicono cresci,
Non stare sempre bambino. Metti un po' di malizia. Si dovrebbero tappare le bocche questa generazione quando parlano ai bambini così. Ora sei grande, devi stare attento, devi mettere malizia, devi scartare, controllarti. Guardate, voi rovinate l'esistenza umana quando dite a vostro figlio, cresci. Normale. Dovrebbero stare così, con questo cervello, semplici, perché la malizia già porta a peccare, a dire delle bugie. La malizia ci fa perfezionare nel lato opposto della fede di Dio. Perché il bambino, quando immagina, già vede ciò che lui si sta immaginando. E voi grandi gli fate perdere questo dono. Il bambino, mentre immagina, mentre sta giocando qualcosa, la vede. Il bambino è in condivisione al 100% con il suo pensiero. Non che ve lo dico io, è così, è la realtà, è la realtà. E voi che fate? Lo fate crescere. Dicendogli cresci, aiuta a me a lavare i piatti, insegnati a cucinare, fai questo, fai quell'altro e lo sviate dal suo pensiero di innocente. Cresci, lascia stare questi pensieri di giocare. Siate con più bontà, perché quando sono cresciuti hanno messo malizia, sono andati nell'altra sponda del nemico. Gesù, quando maltrattavano i bambini, mi disse non li toccate e non li maltrattate, perché chi si fa come loro entreranno nel regno di Dio. Quei bambini gridavano per incontrare Gesù, il Maestro. Facevano un po' di baccano, è normale, bambini sono. A modo suo volevano lodare Gesù, volevano acclamarlo e i discepoli li sgridavano. Gesù disse no, non maltrattate questi bambini. A volte a noi, mentre questi bambini giocano nella sua semplicità, noi ci disturbiamo e le sgridiamo. Quel sgrido che noi gli diamo penetra nel loro interlocutore e comincia a fare il primo solco. Sapete cosa sono i solchi? Quei solchi che si fanno qua dentro, nel nostro cervello condiviso. Ci vogliono molti anni prima che si tolgono.
con l'aiuto di qualcuno, da soli, non si possono togliere, a meno che sa quello che deve fare, in ginocchio, piangere, lodare Gesù e Dio, chiedere perdono. Grazie Gesù di questa luce. Vedete la luce? La vedete la luce? La vedete la luce? La vedete la luce? La vedete la luce? Gesù, fagli vedere qualcos'altro, fagli vedere qualcos'altro, perché questa generazione ancora non ti conosce e non sa come apprezzare queste parole. Non lo sa. Facci vedere, Gesù, facci vedere, Gesù, faccelo vedere a questa generazione malvagia che non vuole ancora credere. Faglielo vedere con gli occhi. Affinché non siano più come bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrine. Per la frode degli uomini, l'avete capito? Per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore. Vedete? Vi condanna la parola. La parola è troppo dura. Sì. La tua parola è la cosa più bella, Signore. Ma a volte non sappiamo interpretare. È per questo che non sappiamo interpretarla. Veniamo sballottati di qua e di là, presi nell'errore di alcuni maestri, uomini che si credono dottori della legge, profeti della legge e qualcos'altro. Ci sballottano con le loro idee, con le loro lusinghe, con i loro decreti che loro hanno scritto fuori della Bibbia. Ma ci impongono di fare. Ma seguendo la verità, nell'amore noi cresciamo. In ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Solo chi si avvicina in ginocchio vicino a Gesù Cristo trova la pace, la gioia, la sua misericordia, la beatitudine. Sapete quale? Quella che fu un tempo sopra quel monte, mentre lui diceva: beati i poveri in spirito, perché di loro sarà il regno dei cieli. E voi come vi identificate? Beato, beata, povera in spirito o povera in carne? Sicuramente povera in carne ci siete già, perché questi deputati e questo presidente
non sa come fare per farvi diventare più ricca. Non lo sa, perché Dio ha bloccato tutto. Tutti questi deputati, se lo potrebbero fare, lo farebbero, ma non lo sanno. Eppure è così semplice, ma non possono, non possono, perché Dio vuole così, perché ha decretato la loro fine. La loro fine è prossima, meglio che scendano da soli, se no cadranno come pere dall'albero. Da lui tutto il corpo ben collegato e ben connesso mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte per edificare se stesso nell'amore. Tutto. Il nostro corpo è così in condivisione con il nostro cervello, con la nostra psiche, che ci vuole proprio una scintilla per azionarlo. Ma questo avviene solo se noi ci sottomettiamo a lui sia la gloria, l'onore, la maestà, la potenza. Quando noi ci mettiamo in queste condizioni, abbiamo elargito l'esistenza divina dentro di noi. E lo dice la scrittura. Il nostro corpo è il tempio di Dio. Mi viene da ridere, mi viene da ridere. Mi viene da ridere. Mi viene da ridere. Lo dite sempre che il nostro corpo è tempio di Dio. Ma se il nostro corpo è tempio di Dio, vuol dire che c'è qualcosa che noi ospitiamo. Dio. Guardate che ve lo sto dicendo come lo dice nella parola. E voi non l'avete capito. È questione che voi rifiutate questo Dio che è dentro di voi ad emergere. Voi lo rifiutate ad avere quella scintilla dentro di voi di potervi plasmare la vostra vita, i vostri desideri, sembra come una lampada di Aladino? No, non c'è Aladino, c'è lo Spirito di Dio dentro di voi, perché lo dice la parola. Siamo fatti a immagine di Dio. Il nostro corpo è il tempio di Dio. Che cosa fate voi? Vediamo. Vi aiuto ad analizzare
il vostro corpo. Mettetevi davanti la webcam del vostro telefonino. Guardatevi bene. Guardatevi bene. Oppure, dato che siete, ciao Carlitos, oppure, dato che siete adesso in TikTok, non lo potete fare, allora il telefono lo tenete in mano sempre, oppure sopra un mobiletto e vi mettete davanti a uno specchio e vi guardate, guardatevi. Guardatevi bene. Sì, ciao Carlito, grazie che dici ciao fratello Angelo. Dio ti benedica. E allora, guardatevi allo specchio, e sicuramente in casa avete uno specchio, e se non l'avete, andate in bagno, sicuramente avete lo specchio e vi fate i capelli. Ma se avete uno specchio nella stanza letto, oppure nella stanza di pranzo, guardatevi nello specchio grande, tutto, fino ai piedi. Perché se vi vedete tutto, vi concentrerete per tutto il vostro corpo. E guardatelo bene. Qui dice che noi siamo chi ospitiamo qualcuno. Perché il nostro corpo è il tempio di Dio. Che cosa fate voi? Fumate, bruciate questo corpo, bruciate i polmoni, non sapete, dentro i polmoni avete le pareti dei polmoni neri, marrone scuro, proprio sembra che c'è la catrame. Io, ognuno che porto dentro il loro corpo, mentre sono là dentro, gli dico cosa stai vedendo dentro i tuoi polmoni. Si spaventano. Fratello Angelo, vedo i polmoni come colore marrone scuro e tutto lesionato. Sapete perché? Perché mentre fate i movimenti con il vostro corpo, i polmoni si muovono, ma la catrame della nicotina che avete dentro il vostro polmone si lesiona. Perché è una sostanza rigida, diventa rigido dentro il polmone. E voi non sapete quanto male fate alla vostra salute con questo vizio che voi vi adoperate. Non lo sapete. E mentre quelle persone che li faccio entrare dentro i polmoni mi dicono non fumerò più. Perché hanno capito il valore di ciò che hanno fatto, ciò che hanno provocato. Ma vi rendete conto? Loro stessi promettono, basta, non voglio più fumare. Non perché io ho parlato che loro sono il tempio di Dio, ma perché hanno visto che dentro di loro non c'è più vita. Sono morti già. Mentre questi polmoni si ossidano con questa sostanza, non ci può essere più salute dentro di noi. Perché dato che i pori si tappano, non c'è condivisione di salute negli altri organi perché manca il fiato.
mentre voi state salendo una scala, avete capito? Voi, mentre guardate queste cose, dite basta. Non perché vi ho parlato che il vostro corpo è tempio di Dio. Ancora non vi ho parlato di questo, perché ci vuole una grande predicazione per parlare di questo argomento. Una grande predicazione ci vuole. Adesso vi sto solo accennando la collusione che state provocando al vostro corpo. Perché mentre tutte queste pareti del vostro polmone si tappano, non c'è più aria che fuoriesce da quei pori dei polmoni. E mentre voi state salendo una scala, al primo piano non ce la fate più. E voi dite sono diventato vecchio. Non è questo. Io conosco vecchi che stanno diventando giovani. Perché tutto ciò che ci ho detto lo stanno mettendo in vigore. Addirittura mentre sono là dentro i polmoni, gli porgo un secchio pieno di sangue di Gesù Cristo con una spugna e gli dico: lavali, purificali, togli tutto quel calcare. E quando li vedi al naturale, pulisci tutto per terra, non deve rimanere nessuna scoria. E tornano come bambini, con dei polmoni purificati. Avete capito? Se l'avete capito, è buono per voi. Se non l'avete capito, ve lo spiegherò di nuovo altri giorni, ma intanto potete trovare questo video domani, sia nel rullo qui, in diretta, dalla mattina fino alla sera, oppure direttamente domani mattina in YouTube, dove sono nel profilo con la foto mia insieme a mia moglie. Lo troverete e lo potete vedere indisturbati quando volete voi. E il link, quando lo copiate, lo potete mandare a tutto il mondo senza nessun problema. E gli scrivete sotto: guardate questo video di questa live, perché troverete la pace, la gioia e la misericordia per voi, per i vostri organi, per i vostri sensi e la libertà del pensiero, come volare. Non come atomo, ma come spirito, in qualunque pensiero che fate, vi troverete lì. Fatelo. E chiunque riceverà questo link, un giorno vi ringrazierà, perché ha avuto possibilità di
di uscire dal pandano che Satana l'aveva buttato. Secondo round, e che siamo nella pista, secondo round, spogliarsi del vecchio uomo e rivestirsi del nuovo uomo. Spogliarsi del vecchio uomo vuol dire buttare tutti i peccati ai piedi di Gesù. E mentre vi spogliate del vecchio uomo, dato che siete nudi, avete desiderio di rivestirvi, e di che cosa? Del mondo? No. Dello Spirito di Dio, di Gesù, dei suoi ministeri, che lui vi darà. Tutti voi che avete iniziato un bel viaggio davanti alla presenza di Dio e di Gesù. Vi immergete come protagonisti. Ciac! Si gira! Il nuovo uomo, sempre in Efesini capitolo 4, dal 17 in poi. Questo dunque io dico e attesto nel Signore, non comportatevi più come sì. Comportano i pagani nella vanità dei loro pensieri. Come si comportano i pagani nei loro pensieri? Tanto dicono, nessuno ci sente. Nessuno ci guarda, noi possiamo pensare tutto quello che vogliamo. È qui che sta il vostro male. Quando noi sprigioniamo gli atomi che partono di qui, così, e raggiungono. Guardatele! Il buio nella live e la guardate. In quell'attimo, vedete? Pensiero peccaminoso o buono. Se peccaminoso sarete maledetti da Dio. Se buono sarete benedetti da Dio. Non avete bisogno di fare con la mano così, accarezzare o tagliare o maledire. Non avete bisogno di farlo con la mano. Già avete peccato. Nell'istante che l'atomo si congiungono tutte e due, qui avete formato la vostra morte con il peccato, la vostra fine. Ecco perché a volte parlo con qualcuno e mi dice: io non ho mai peccato, non ho ammazzato nessuno, non ho rubato. Guardate cosa mi dicono. Non ho ammazzato nessuno ancora, non ho rubato,
non ho fatto false testimonianze. E poi mi dicono, ho fatto opere di bene, ho fatto questo, ho fatto quello, identico a quello che si mandava nel tempio. Ho fatto questo, ho fatto questo, ho fatto questo, ho fatto questo, ho fatto questo. E quando mentre pensavi, che dicevi, non come questo, povero sfortunato, che qui vicino a me, nel tempio, io digiuno 2 volte a settimana, pago la decima, faccio questo, faccio questo, faccio questo, non come questo. Quello lì non osava neanche alzare gli occhi al cielo, però guardava quell'uomo che lo stava giudicando. E si batteva il petto e diceva, ahimè, povero peccatore. Nella sua mente diceva, Signore, solo tu mi puoi salvare. Dio mio, salvami. Si batteva il petto. Quello che si vantava non ebbe benedizione. Quell'uomo che si batteva il petto, che non osava guardare in cielo, con la sua mente emanava preghiere a Dio e fu accettata la sua preghiera. Avete capito? Qui lo dice chiaro, nel versetto 18, sempre nei versini 4, dice con l'intelligenza ottenebrata, estranea alla vita di Dio, a motivo dell'ignoranza che è in loro, a motivo dell'indurimento del loro cuore. Essi, avendo perduto ogni sentimento, si sono abbandonati alla dissolutezza, fino a commettere ogni specie di impurità con avidità insaziabile. Madre mia, Padre mia, Padre mia, sempre un giudizio di Dio, questa parola. Sembra un giudizio di Dio. Per chi si sente ferito, guardatevi bene perché avete peccato. Guardate, se vi sentite proprio feriti, feriti, feriti con questa parola che stiamo leggendo, mettetevi in ginocchio e chiedete perdono, piangete, piangete, non vi preoccupate, così vi guarite anche le cataratte. Vedete la luce, eh? Vedete? Vedete la luce, vedete, guardate, vi purificate anche i vostri occhi dalle catarrate, ci vedrete meglio. Piangete e dite, Gesù, abbi pietà di me, e battetevi il petto nel cuore. Dite io, Gesù, salvaci. Non smettete di piangere finché vi sentite lavati completamente il cuore e l'animo. E allora smettete di piangere, vi alzate e fate festa. Chiamate i vostri figli, se ne avete, o i vostri fratelli, o sorelle, madri, padri, e raccontategli cosa vi è successo, come vi siete liberati, chi è stato, co cosa ha prodotto dentro di voi tutto quello che avete sentito. Siate testimoni perché questo mondo possa salvare tutte le generazioni.
versetto 20 dice: ma voi non è così che avete imparato a conoscere Cristo? Seppure gli avete dato ascolto in lui, siete stati istruiti secondo la verità, in Gesù. Avete imparato per quanto concerne la vostra condotta di prima a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo passioni ingannatrici. Abbiamo capito che quest'uomo o questa donna, seguendo l'andazzo di questo mondo, perché l'andazzo di questo mondo è ciò che noi stiamo seguendo, come questo mondo ci ha insegnato, andare in una chiesa maledetta da Dio. Appena entriamo, già ci mettiamo in ginocchio, già ci facciamo il segno della croce con l'acqua che ha benedetto un uomo. Chi? Chi ha benedetto quest'acqua? Il Papa, il Vescovo, il Parroco, chi sono questi uomini che benedicono l'acqua? Con quale autorità dico loro si permettono a benedire l'acqua? Perché non sono neanche capaci a benedirsi loro dalle frustrazioni che hanno addosso. Quanti peccati che hanno commesso nella loro vita, non sono capaci neanche di benedirsi loro e vogliono benedire l'acqua? Già quando toccate quell'acqua che vi dicono che è benedetta, voi commettete peccato. Quando entrate in quelle chiese e fate l'inchino alla Madonna o a Gesù o a Padre Pio o a San Giuseppe o a Sant'Arcangelo, qualunque statua che ce l'ha dentro e vi inginocchiate, c'è qualcuno in spirito che vi frustra perché dice Dio: non vi dovete prostrare in nessuna immagine e nessun idolo. In Esodo 20, dove ci sono i comandamenti di Dio. Eppure, voi lo sapete, lo dico ogni sera, ma non mi ascoltate. Ma perché non andate a leggere la Bibbia? Basta che scrivete nel vostro telefonino, in Google, cerca Bibbia cristiana, non ha importanza di qualsiasi tipo. C'è scritto i 10 comandamenti in Esodo 20. Esodo 20 si trova dopo il primo passo, la Genesi. Così vi facilito, dice, ma dove si trova? Chissà, prima che trovo Esodo 20. No, prima c'è Genesi, dove Dio ha creato il mondo, e poi ci sono i comandamenti che ha lasciato Dio. E vi ho aperto la mente come guardare il vostro peccato che avete addosso, come sconfiggerlo così, inginocchiandovi. Fate un atto di pentimento, dite da oggi voglio pentirmi, Signore, e piangete. Dovete piangere, maturamente dovete piangere.
come ha pianto Gesù nel giardino Getsemani, quando lo stavano andando a prendere per crocifiggerlo. Così dovete piangere, se no non guarirete. Se non piangerete, non guarirete. C'è qua Carlito, qua dentro, che lui piange sempre. Sempre mi dice: ho piangiuto, fratello Angelo. Dovete piangere. Piangere, piangere, piangere. Per essere guariti dovete piangere e dire pietà di me, Signore. Ascolta la mia preghiera. Solo così uscirete dal pantano della morte eterna. Fatelo stasera, tanto o prima o dopo lo dovete fare. Se lo fate in tempo giusto, entrerete nel regno dei cieli. Se perdete tempo, fate come le vergini, grazie di queste mocone là, Dio ti benedica. Grazie Gianni, Germani, grazie a tutti. Se voi mi ascoltate, stasera stesso sarete come uno o una che ha fatto il passo di cercare il Signore 60 anni fa. La stessa cosa. Identico. Se voi mi ascoltate, stasera siete come quello di 60 anni fa dentro una chiesa che ha seguito l'andazzo dei pastori. E quando gli diceva: pastore, pastore, c'ho un'urcela, prega per me. Pastore pregava e prega ancora, 60 anni prega, quell'urcela è sempre lì, non va via. Sapete perché? Perché il pastore vuole che l'individuo deve fare quello che dice il pastore. No, non è così. Si deve coinvolgere il cuore e lo spirito della persona che soffre. A coinvolgere quella persona di evolversi. Prendendo atto, mentre si coinvolge, di caricarsi il peso, il pastore, del male che ha quell'individuo e portarlo a Gesù. Solo così avvengono le guarigioni. Avete capito? Avete capito? Gesù, quando guariva, lui si caricava il peccato di quella generazione e lo presentava a modo suo al padre, ma era sempre lui. Ma lui agiva così perché doveva dimostrare a questo mondo che lui era uno come noi. Invece lui era Dio ed è Dio. Avete capito? Lui, quando pregava sul monte, ci insegnava come dovevamo pregare e come agire. È solo che il mondo amava Gesù perché li ha saziati con la moltiplicazione dei pani e dei pesci.
Il mondo amò Gesù solo per il miracolo che Gesù fece, che li ha saziati. A quante? 5.000, 3.000, 2.000 persone, bambini? Solo per questo, per il miracolo che fece, solo questo, quelle persone amavano Gesù. E lo seguivano solo perché lui li spamava, come in quel momento. Non perché davanti a loro c'era Dio. No. No. Perché se loro riconoscevano Gesù come Dio, le cose erano diverse. Gesù non aveva bisogno di quel trapasso, ma l'ha voluto fare perché il mondo è troppo debole, non è preparato, come non è preparato ancora adesso, al momento questo mondo esplode e ancora aspetta. Oh. Magia. Non va in ginocchio davanti a Dio e va il medico, si fa tagliare dal medico. Il medico ci fa mettere anche la firma, se muore durante l'operazione, lui l'ha fatto firmare. L'operazione viene dichiarata secondo, se riesce, riesce, se non riesce, il medico è fuori. Della sua azione che ha fatto. Ha firmato. E i figli, la moglie, non può neanche denunciarlo. Avete capito? Ma perché ancora continuate a seguire l'uomo? Perché non seguite Dio? Perché vi è duro ricarcinare il pungolo? Vi fa male seguire Dio? Vi fa male seguire Gesù? Dov'è? Vi fa male? Nel cuore o nei polmoni? Dov'è? Sentite il pungolo quando vi dicono inginocchiatevi stasera? Quando vi dicono inginocchiatevi stasera, dove sentite il male? Nelle orecchie. Ciao, Robè. Ti ho invitato, dai l'invito. Cari nella grazia, aspetta che apro l'audio. Ecco, buonasera Robert. Ma che mi combina? Ancora ti devo mettere la corrente? Lo sai che esiste la polizia per denunciarli?
E chi rinuncio? A tutti, a tutti. Tu sei figlio di Dio, hai autorità a tutti, denuncia a tutti. Denuncia a tutti. Qui voglio luce. Perché mi avete tolto la luce? Io sono il padrone. Mettici un avvocato, domani vai nell'avvocato e denuncia a tutti. L'avvocato dice a chi dobbiamo denunciare? A tutti. Chi mi ha fatto questo male deve pagare. A tutti, denuncia a tutti. Così la smettono di fare errori. Guarda che attaccare la corrente è solo un bottone che devono alzare. Loro lo fanno apposta perché così gli altri hanno paura e come ritardano non si ritarderanno nessuno più. Hai capito? Loro lo fanno apposta. Rimettono in funzione da una centrale, non devono venire Lo so, io qui a. ce l'ho uguale. Loro hanno il computer che analizzano quanta corrente consumi, a che velocità va il contatore, tutto. Loro c'hanno come noi quando mandiamo un filmato, la stessa cosa. Hai capito? Comunque, io ti ho detto quello che potresti fare per farti scaricare perché sei emotivamente distrutto. Io ti vedo Ma distrutto. loro hanno pure avvertito se per questo, mi hanno detto quando cominciava la riduzione. Solo io ho telefonato e quello mi ha detto che la bolletta è stata emessa, è stata fatta ed è partita dall'ente, capito? O c'è stato un problema apposta? Io l'ho chiamato, gliel'ho fatto presente. E un po' dopo aspettare, che dico. Ma allora se tu potevi camminare andavi all'Enel e subito non succedeva questo allora. No, io non c'ho manco più l'Enel. Ho levato E vabbè, ma tu avevi un nucleo che ti portava la corrente a casa tua, un nome ce l'ha, è giusto? l'Enel. Ma non ti credi, se tu vai al negozio Enel, all'ente Enel, detto che si risolve subito, istantaneo. Io ho parlato proprio con un dipendente della società, che quella che ho io si chiama Grillo Luce, Luce Verde, Grillo Luce. Ho parlato con il responsabile, mica che non ho fatto niente, e gli ho fatto presente che la bolletta non arriva. Poi da lì a risolvere il problema è passato tempo. Va bene, dai. Comunque, sentiti come meglio possibile, d'accordo? Io ti ho fatto scaricare dicendoti queste parole, almeno hai scaricato quella percentuale che eri caricato. Luce posso accendere i candeli e non mi cambia tanto. È giusto, Io poi la giusto, luce la accendo giusto, nello stile giusto, giusto che serve che sta e poi facendo, riscaldo sì, che sta dice. facendo questo freddo, giusto, giusto che sta facendo questo freddo. Ma questo freddo che vediamo quest'anno è niente di fronte a quello che ci sarà l'anno prossimo. Chiunque in Italia, nelle basse Italie e dappertutto, munitevi di termosifoni, che avete un po' di denaro perché poi magari non l'avete più e non lo potete fare perché chi mi ha detto no Gesù ha detto, ci saranno guerre e rumori di guerre, a ci me saranno terremoti, ci saranno Ascoltami, se entriamo in questo campo ti devo riprendere allora. A me non me l'ha detto nessuno. Nessuno. Io sto marciando.
quello che io capisco. Va bene? Siccome siamo, vedi la luce, Gesù te lo sta confermando. Guarda la luce nella live, te la sta confermando. Se ti dicessi che me l'ha detto lui, io direi una bugia. Hai capito? Passeranno a livello volare, Ma ci danno. allora parla la mia lingua, allora parli ciò che io sto dicendo, allora. Guarda la luce, guardala! Guardala la luce, Roberto! E non dire mai di contrariare quello che sto dicendo, perché la realtà congeleranno anche i fiumi, i laghi, la terra congelerà in quel periodo che c'è questo freddo. La terra non produrrà più esternamente, produrrà soltanto dove ci sono i termosifoni, dentro i tunnel o dentro queste serre fatte con i vetri, doppie, non con un vetro solo, vetro doppio. caro mio, e il cibo costerà un occhio. Perché costerà o no? Ciao, Donatella. Già te ne sei accorto che quest'anno abbiamo per 3 volte degli altri anni il caro vita, per 3 volte. E se non facciamo cadere questo governo che non prende provvedimenti perché non può, perché viene da Dio, c'è la fame per tutti. Automaticamente c'è la fame, perché non si riesce a comprare cibo, non si riesce perché mentre aumenta una cosa, aumentano le altre cose e nessuno può fermarle, neanche la legge le può fermare, solo Dio le può fermare andando ai piedi di Gesù tutti e chiedere perdono, avete capito? Perché questo ministro non può fermarlo, perché non sa neanche che pesci prendere per fermare questa crisi e questo avanzato di questi prezzi. Nessuno può fermare, neanche la legge, perché quando la legge dice blocchiamo i prezzi, e come possono bloccare i prezzi? Se a noi ci arriva il grezzo del petrolio esportato da fuori, come possono bloccare i prezzi? Se già noi andiamo a comprare il grezzo del petrolio fuori. Già noi c'è uno scatto esplosivo che sarà esplosivo questo scatto, hai capito? Nessuno può bloccare questo caro vita, nessuno, solo Dio lo può bloccare. Sapete come? Con la sua benedizione. Non ci sarà bisogno più questo petrolio. Ci saranno altre cose, ma non posso parlare. La Adesso, benedizione materiale. amen. Ascoltami Roberta, adesso chiudi il microfono gentilmente che finisco qua. Ce n'ho poco, va bene? Se non mi fermo un quarto d'ora finisco e poi parliamo con tranquillità. Un saluto a Donatella. Ti ho cercato di aggiungerti, ma siccome sicuramente c'hai pochi amici, 1.009 follower, 760, allora puoi salire, Gioia. Cerca di salire. Cerca di salire, Donatella. Dai l'invito. Almeno con il microfono puoi parlare. Te ne mancano quasi 240 seguiti, ti mancano. Vai nel mio profilo e un giorno, due, te li fai. 120 e 120. Va bene, intanto sali se vuoi. Dai la partecipazione, Donatella. Angela Mingoia, ti sto invitando, amore mio.
Chiunque sale, ho bisogno circa 20 minuti di tempo. Chiudete il microfono se salite, che finisco la parola e poi parliamo. E dal versetto 24 dice: rivestire l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio, nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Vedete, tutto questo processo è un processo che è stato già dichiarato 1000 anni fa, scritto in queste Bibbie e tramandato prima da bocca a bocca, da padre a figlio. Prima non c'erano queste Bibbie. Tutte queste parole erano prima che si tramandavano da padre e figlio, poi sono nate le persone che si sono insegnate a scrivere e hanno cominciato a scrivere dei manoscritti ed erano salvati, custoditi. Poi è nata la Bibbia tramite un'associazione di uomini pii guidati dallo Spirito Santo. E qui ci dice dal versetto 25: perciò bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. In questo caso dobbiamo bandire le menzogne. Dobbiamo bandire le cose peccaminose che dovremmo pensare, di non pensarle più, perché mentre pensiamo le cose peccaminose, noi moriamo nel peccato. Avete capito? Mentre gli atomi si spostano, che noi cominciamo a pensare, si spostano e si congiungono qui. Guardate il buio, guardate il buio nella live, la conferma, vedete? Vedete? E si illumina il pensiero. Se è peccaminoso sarete castigati da Dio. Se il pensiero è buono sarete benedetti da Dio. Ma chi ve lo fa fare pensare cose peccaminose quando vi masturbate la sera o di giorno e pensate a qualcuna o a qualcuno? State peccando. Quando vedete un video pornografico, state commettendo adulterio. State entrando dentro una strada senza uscita. Sarete divorati nell'interno del vostro spirito da forze sconosciute che sono nell'aria. Ecco perché le persone si ammalano. Mentre agite in questo modo. Nel versetto 26 dice: adiratevi e non peccate. Il sole non tramonti sopra la vostra ira. Allora, quando c'è un bisticcio, se qualcuno vi sta lanciando con ira un discorso che vi offende, mentre vi offende, ridete senza che se ne accorge quella persona. Girate con la faccia e ridete, senza fare nessun suono. Programmatevi perché quella persona vi fa cadere malata, specialmente se l'avete tutto il giorno vicino che vi martella.
cadrete malati. Avete la malattia che si chiama distonia cerebrale, ansia, depressione. Si chiama così. Perché voi caricate tutto ciò che quella persona vi manda addosso. Avete capito? E allora, mentre vi lancia quel che vi sta lanciando, vi girate, sorridete e poi lo guardate. Con immenso sorriso. Quello lì vi guarda e non può più agire perché l'avete bloccato. Ma se voi invece vi adirate, scoppiate in collera, rispondete, è peggio. Avete un litigio, vi ammalate dentro, se soffrite di cuore, vi può venire un collasso. Sapete i collassi che cosa sono? Vediamo se l'avete capito. Se siete malati di cuore, potete restare freddo tutta una volta, cadete per terra. Non arrivate a questo. Non arrivate a questo. Poi parliamo meglio su questo campo perché devo finire subito. Dal versetto 27 dice: e non fate posto al diavolo. Beh, è chiaro. Mentre voi vi adirate, il diavolo vi viene e dice, così vi dice nella vostra mente, hai visto che ti ha fatto? Maledicelo. Maledicelo. Pensa di maledirlo, ve lo dice chiaro. E voi dite, ti maledico con il pensiero. Avete fatto posto al diavolo. Avete capito? Tanto ve ne mette in testa Satana che voi arrivate che lo maledicete. Invece, se sorridete, l'interlocutore non agisce più su di voi. Lo calmate, dato che non rispondete, quando si è calmato, gli dici: ti sei calmato, ti posso offrire un caffè? Quello lì si vede stordito, o quella si vede stordita, dice: come? Ma che uomo è? Non reagisce. Ma come? Io lo offendo, io lo tratto male, e questo non. E mo, siediti che ti faccio un caffè, dai. Quello si siede e avete evitato un bisticcio, no, una collera, no, una malattia. Avete evitato una malattia a voi e anche a quello, perché quello si è calmato e gli avete evitato anche di adirarsi e Satana di colpirlo. Avete fatto due cose. Dal versetto 28: chi rubava non rubi più, si affatichi piuttosto a lavorare onestamente con le proprie mani affinché abbia qualcosa da dare a colui che è nel bisogno. Nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete qualcuna buona che edifichi secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazie a chi ascolta. Vedete, questo già vi sprona a diventare una persona utile.
al popolo di Dio. Vedete Roberto, adesso prendo Roberto perché non c'è nessuno qui che può parlare. Lui può parlare perché è autorizzato che qua sopra, quando poi apre il microfono, lui si scatena a parlare. Quando avete una parola buona, ditela. E lui, da quando conosce questo piccolo uomo che gli parla di Gesù, lui si sta migliorando, è diventato pio. Prima che parla ci pensa due volte, va a confrontare la Bibbia, legge e si sta perfezionando. E qui dice, quando avete una buona parola, ditela perché possa conferire grazia a chi l'ascolta. Quando noi abbiamo una buona parola, dobbiamo dirla, perché provocheremo benessere al popolo di Dio. Chi ci ascolta ci seguirà e ci adorerà. Quel poco che diciamo servirà come lezione di spiritualità a tutto il mondo. Dal versetto 30 dice: non rattristate lo Spirito Santo di Dio con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. Allora, qui ci dice di non rattristare lo Spirito Santo che è in noi con la menzogna, con il tradimento, con la disobbedienza al padre, alla madre, ai fratelli, alle sorelle, alla moglie, ai figli, alla suocera, al suocero. Mamma mia, ma che siamo sottomessi? Sì, siamo sottomessi alle autorità di Dio e del suo popolo. Non siamo liberi, noi abbiamo un'autorità che è scritta nei 10 comandamenti, leggetela. Quando leggete i 10 comandamenti avete trovato tutte le risposte, come vi dovete comportare, cosa dovete fare, come dovete agire, prima che parlate. Dovete contare fino a 10, minimo. Quando contate fino a 10 avete la soluzione, che non parlate più. Vi state zitto, perché è passato quell'impulso che avevate di parlare, di offendere, di agire, di travagliare l'interlocutore che avevate davanti. E lo vedete, vi faccio un esempio banale. Guardate lo Spirito Santo come conferma nella live, con la luce e con il buio. Avete visto quando uno sta parlando, sta parlando, sta parlando, e quella persona capisce l'interlocutore degli altri, capisce che mentre c'è qualcuno che sta parlando e un altro vuole interrompere, capisce che è un disturbatore e non gli dà spazio di intrufolarsi nella discussione. Non ci dà nessuno spazio. In continuazione a raffiche, il personaggio parla, 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 non dà spazio perché l'altra persona non deve entrare nel discorso. E mentre quella persona
persona sta parlando e non gli dà spazio, quella persona gli passa l'impulso. Dopo 30 secondi incomincia a ribassare la tensione dell'impulso del personaggio che voleva disturbare. Fateci caso che è così. Voi dovete contare fino a 10 prima che parlate di ogni cosa. Se fate questo, che seguite questo consiglio, non offenderete mai a nessuno, perché percepirete l'impulso della sensazione di guida. E qui ci dice ancora questo altri due versetti, e abbiamo finito nel 31° versetto in Efesini 4. Dice: via da voi ogni amarezza, ogni cruccio e ira e clamore e parola offensiva con ogni sorta di cattiveria. Via tutte queste cose, come vi ho detto, contate fino a 10. Scompaiono queste cose. Nella vostra psiche non c'è più l'offesa che volete fare alla persona di fronte che sta parlando. È scaduta. Via da voi ogni amarezza. Quella è l'amarezza che vi metteva l'impulso di Satana, il principe delle tenebre, il principe dell'aria. Ecco perché si dice nell'aria ci sono entità, è lui che va girando come un leone ruggente, e quando capita qualcuno debole lo sbrana, lo sbrana, lo sbrana. Perciò bandite queste cose. Prima che parlate, contate fino a 10. Dopo che fate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Che stavo dicendo? Boh. Non vi ricordate neanche più cosa stavate dicendo, perché vi passa la voglia di dirla. Perché il vostro soggetto che avete davanti passa a un'altra discussione. E poi non mi viene neanche voglia di disturbare più. Nel versetto 32 dice: siate invece benevoli. Che bello! Questa è la chiave di tutto l'intero capitolo. Sì? Siate invece benevoli e misericordiosi con lui e con il popolo di lui. A vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo Gesù. Amen. Amen. Gloria a Dio. Siate a vicenda, perdonatevi. Perdonatevi a vicenda come anche Dio vi ha perdonato in Cristo. Se fate questo mentre volete disturbare un'altra persona, pensateci fino a 10 e poi lo perdonate. Vi perdonate voi stessi che volevate offendere quella persona. Passo la parola qui accanto e allora
Roberto, puoi aprire il microfono se c'è qualcuno che vuole salire con tanto piacere. C'era la sorella Angela che l'altra volta ha dichiarato alla sorella Immacolata che è qua sopra se ha fatto degli amici fino a 501 può salire. Ricordatevi che per fare 501 io ci metto 120 al giorno, fate il conto. Quanti giorni ci metto per fare 501 in un profilo? A una settimana io arrivo un profilo nuovo. Facendo tutte le altre cose faccio anche questo. Voi che non fate niente, potete farlo benissimo. La mattina me ne aggiungete 60 andando nel mio profilo stesso, Angelo Piccone, 60, sempre a cliccare. Tutti quelli che sono rossi li fate diventare bianchi, però no, mi segui, follower, quelli che sono al centro della mia foto, o al centro delle foto degli altri. Però se vi aggiungete i miei, quando entrate nelle mie live, avete aggiunto tutti gli amici che sono nella live, se sono amici miei. Se sono persone che vengono per la prima volta, li aggiungete voi, così arrivate a 1000. E allora, Roberto, adesso possiamo parlare io e te benissimo di tutto quello che vuoi. Come te la sei passata in questi giorni, oltre il freddo che hai patito per la mancanza di luce? Hai mangiato già adesso? Cosa hai mangiato? Oggi ho mangiato poco. Sto aspettando che me lo portano. Ah, ho Ho capito. ordinato il piatto di pasta. Va bene, ok, l'importante è che mangi, dai, coraggio. Appena te lo portano, in caso chiudi il microfono e mangi, me lo dici che stai mangiando, io intanto pregherò per te, Padre Santo, ti prego, non appena gli portano il cibo, che faccia una bella mangiata Roberto e che possa sentirsi a suo agio in tutto e per tutto, Signore. Ancora per tutti quelli che ancora devono mangiare, un buon appetito, anche che siete in online, che Dio vi benedica. E ancora voglio ringraziare il Signore per la buona riuscita di questa parola in Efesini 4 che abbiamo iniziato prima di cenare io ceno presto 5 e mezza massimo più o meno se sono Però disponibile. Angelo, ho sentito quello che hai detto prima, ti volevo dire una cosa. Sì, dimmi. Secondo me, se uno è sposato, uomo o donna che sia, se vede un film pornografico, non può essere in adulterio. Sì, adesso ti spiego, adesso ti spiego, adesso ti spiego, ascolta, Perché ascoltami, io ascolta. voglio, mettiamo che io voglio godere, no? Sì, Voglio godere. sì, È un modo per godermi. sì, ma ascoltami. Fino a non che io, non è un tradimento verso il coniuge. Allora, adesso mi spiego. Mi spiego bene, perché il discorso è un altro. Quando tu vedi il film pornografico, se fosse che tu lo vedessi solo e non pensassi con la tua mente, se tu riuscissi a vedere il film pornografico senza pensare con la tua mente, guarda che mi devi seguire però, eh? Se tu riuscissi, ma non lo puoi, perché la mente vaga e agisce secondo ciò che guardi. Siccome questo Spirito Santo è un bambino, un neonato, ti spiego, lui non capisce se tu stai guardando il film pornografico. Lui capisce il pensiero che tu incanali dentro il tuo cervello. Seguimi ancora, non ho finito,
E ti spiego. Lo Spirito Santo che abbiamo qui è un qualcosa che non guarda neanche se noi lo facciamo con la mano questo peccato mentre adoperiamo con una donna o qualsiasi peccato. Mentre lo facciamo con la mano non ci interessa più, hai capito? Non ci interessa più. A lui ci interessa quando noi cominciamo a pensare. I neuroni partono, guarda le mie mani, guarda, 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 bam! Hai visto? È arrivato qua e ha concluso un pensiero. Ciao Margherita! Hai capito? Quando tu vedi il film pornografico, ti entra il pensiero e partono i neuroni che tu stai agendo. Tramite quella pornografia, come se fossi tu, che se stessi facendo quell'azione e stai godendo. Hai capito? Hai capito? Stai attento. Roberto, a me non mi interessa se tu ti vedi il film pornografico oppure no. Io sto dando la spiegazione a te e a tutto il mondo, a tutto l'universo. E siccome Satana lo sa come far cadere in peccato le persone e gli manda film pornografici, ci manda anche le prostitute via internet, persone che addirittura fanno che in un modo o nell'altro via internet gli dicono: fai un abbonamento, mi mandi la ricevuta che stai pagando questo abbonamento e io mi spoglio davanti a te nella webcam. Guarda come sta agendo Satana. E l'uomo o la donna, perché ci sono anche gli uomini che fanno questo, spogliarello. Hai capito? Allora Satana lo sa come far cadere nel peccato l'umanità. Però Dimmi. io Sì. tempo fa, mi sono ricordato di una cosa che ho letto nell'Antico Testamento, Sì. che diceva quando due persone non sposate giacciono insieme, sono impuri fino a sera. Mi segui? Sì. Io ho riflettuto e mi so, io ho detto questo, l'adulterio secondo me è più peccaminoso e più grave della fornicazione, perché anche la punizione che era prevista nell'Antico Testamento, il popolo di Israele, diciamo, che Dio aveva dato, nell'adulterio c'era la lapidazione, nella fornicazione no. Cioè, è sempre una forma di impurità che forse Dio non benediceva. Per le due persone Dio non le benediceva. Però erano impuri fino a sera. Cioè, capito, se un uomo e una donna giacevano insieme, o facevano un rapporto, o proprio, o qualcosa di simile, erano impuri fino a sera. E io ho pensato alla fornicazione, no? Allora, Due persone libere. tutto ciò che è scritto nella Bibbia è sacro, già ti apro così, giusto? Io mi apro così. Se tu l'hai letto, è sacro. Ora, dov'è che tu vuoi arrivare? Dov'è che tu vuoi arrivare? Che tu hai... Un momento, fammi parlare, perché se non concludo il messaggio che ti voglio lanciare nel tuo cervello, non mi puoi Io capire. trovo Allora, la tu... fornicazione è Sì. meno Allora. grave dell'adulterio. L'adulterio è più grave Allora. perché rischia di infrangere il matrimonio, che è un legame più forte di quelli che fanno la fornicazione. Allora, ora
ti do anche la spiegazione su questo. Per il nostro Spirito Santo che abbiamo sulla nostra fronte, non esiste il peccato piccolo, il peccato grande, il peccato veniale, il peccato verde. Non esiste. Esiste un peccato, basta. Quando tu, ciao Davide, quando tu fai un peccato, tu sei nel peccato, qualunque sia. Lo Spirito Santo già ti manda in astinenza, tu vai in astinenza. Qualsiasi cosa che fai, per esempio, ciao Davide, allora quello... Sì, Davide punisce. Ciao amore, ciao. Allora, quando tu mi parli in questo modo che l'adulterio è più grave, a che ti riferisci che è più grave, che sarai più castigato? Fammi capire. Guarda che non esistono i peccati gravi o peccati... No, non esistono. Ma già nell'Antico Testamento era prevista una punizione diversa. Allora, ascoltami, se prenditi un Lo puoi consiglio, leggere benissimo, tra le ascolta, varie prescrizioni, in Deuteronomio. sì, ma ascoltami, C'erano tutte le prescrizioni che gli uomini, che il popolo di Israele doveva seguire. allora, ascoltami. Da si parlava di tutto. Mi Dio ha ascolti? stabilito tante cose Mi insieme al popolo di sì, Israele, ma mi eppure ascolti quello che ti voglio dire. Sì, non adesso. desiderare Sì. quello che fa la fornicazione, se non desidera una sposata, non sta neanche nel peccato quello non desiderare la donna d'altri, Allora, fa la ascoltami. fornicazione con una che è libera, poi se la Ascoltami. fa con una sposata, allora è discusso col popolo Ascoltami, il peccato grave. la parola di Dio dice di mettere tutto davanti a Dio, di non fornicare con il pensiero, La parola di Dio dice questo, è inutile che ci gira attorno, se no qui staremo tutta la notte a girarci attorno. Le parole... No, ci mancherebbe altro, io ti sto Che dicendo. figurarsi che io te lo dico perché tu sei sposato, quindi ti metto tutta la responsabilità a carico tuo. Non è quello il Ma testo. io Io amo la ma volontà. quello che ti voglio dire io, che stiamo parlando per tutto il popolo, o sposati o non sposati. Anche quello che non è sposato, la parola di Pecca Dio. uguale. E pecca uguale perché la parola di Dio dice, ma guarda che Roberto, guarda, tutta la parola è verità. Se noi usiamo un decalogo dei 10 comandamenti e l'altro lo mettiamo da parte e diciamo, tanto Dio non mi vede, che cosa abbiamo concluso? Niente. Se uno guarda i film pornografici, per ipotesi, e dice io guardo i film pornografici per soddisfare i miei sensi, ha peccato, perché mentre pensa quello che vede, lo Spirito Santo mica guarda i film pornografici. Fermati, lo Spirito Santo non guarda, non guarda i film pornografici, lui, sì, ma un attimo, dobbiamo... Sì. Giustifica le persone non sposate, non avendoci la materia prima. Legittima il fatto che uno si può soddisfare. Mol passo, non metti il passo. L'epistola di Giacomo è unica negli Atti degli Apostoli. Sì, ma ascolta, soddisfare E anche l'Apostolo Paolo lo aveva. in quale senso?
soddisfare, perché quando si masturba già pecca, perché pensa a qualcosa che non è suo. E la Bibbia dice, i comandamenti dicono non desiderare le cose degli altri, capisci? Non desiderare le cose degli altri. Io posso desiderare pure una persona che non è sposata. Io posso desiderare pure una ragazza, una donna che non è sposata. Ciao. Che il Signore sia con voi. Amen. Però chiudi il microfono, però, per favore. Preghiamo il rosario. Aspetta. Aspetta, 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 aspetta. Aspetta, aspetta. A poi preghiamo Rosario. Vai a cambiare chiesa e live e poi lo preghiamo. Ma come si permettono? Allora. Va bene, a noi sono equivoci che nascono persone che non capiscono che stiamo parlando di cose che nella loro chiesa non se ne parlano neanche, perché non c'è neanche la dignità di Angelo parlarne. era una ragazza giovane, Sì, ma non ha importanza, io sto dicendo la realtà. aveva Sì, ma non sto parlando della gioventù, sto parlando della dignità che uno può avere. Quando si entra a casa di un'altra persona, prima bussa, dice posso dire una cosa? Posso pregare? Posso prendere questo? Posso fare questo? Almeno il permesso. Mi capisci? Non l'ha fatto. E poi si è messa a predicare, a parlare del rosario, che a noi non ci interessa il rosario. Perché il rosario è per la Madonna. Noi non preghiamo la Madonna, perché la Madonna è una vergine scelta dall'angelo solo per partorire Gesù, per accudirlo come mamma. Basta. Quando la Madonna ha fatto questo, ha fatto il suo dovere e basta, è finito il suo compito. La Madonna non è Dio, la Madonna non è onnisciente. Se aveva dei poteri dall'alto, quando doveva fare nella festa che c'era delle nozze, mancava il vino, lo trasformava lei l'acqua a vino. Lo disse a suo figlio: figlio mio, guarda che qui c'è un bisogno, sono rimasti senza vino. E Gesù gli disse: donna, neanche mamma la chiamò, donna, che c'è tra me e te? Non è ancora la mia ora. E Gesù era grande già. Gli disse: donna, guardate, guardate, e la realtà è questa, donna, che c'è tra me e te? Cosa abbiamo da condividere tra te e me adesso? Lasciami stare. E Maria si mise tanto, sapete come sono le mamme, e dai, e fallo per me. E dai. E Fate tutto quello che tanto che gli disse, andate da mio figlio, ai servi, fate tutto quello che lui vi dirà. E i servi andarono da lui e Gesù si sentì a disagio se non lo faceva. È stato provocato Gesù da sua madre. Capite?
non solo lo ha provocato, ma ha gestito secondo i suoi pensieri. Non doveva farlo. Gesù aveva un compito e doveva agire quando sentiva la sua libertà. Ma lasciamo perdere questo. La Madonna non ha mai fatto miracoli, è inutile che la pregate. La Madonna ormai è morta e lassù in pace. Quando voi la nominate, lei va risvegliato il suo spirito e voi la disturbate, la Madonna, perché lei sta riposando in pace e voi la disturbate. Lei non può farvi miracoli perché lei è lì. Morta, come tutti gli esseri viventi, solo Gesù vi può fare il miracolo. Avete mai visto nella Chiesa Cattolica un miracolo? Mai. Sono gli uomini e le donne che tanto si mettono a dire: voglio un miracolo, voglio un miracolo, e se faccio questo avrò il miracolo, tanto che sia auto. Automaticamente si guariscono mentre vanno a Lourdes, già partono con l'intenzione che arrivano là, saranno guariti. E non sono tutti che guariscono. C'è l'1% o l'uno tra 200, 300 di persone che sono fragili nel cervello e si autoguariscono facendo questa, come dire, strascio di viaggio. Perché vedete a Lourdes che cosa c'è? Un mercato, come era dentro il tempio, quando Gesù prese una frusta e scacciò fuori a tutti: venditori di colombe, persone che scambiavano denaro, animali, capre, pecore. Sembrava un ovile. È caduto Davide, non c'è. Colen dice: Angelo, dimmi Colen. Sono io, Angelo, sono io. Dimmi cosa vuoi sapere. Vuoi salire? E siccome abbiamo avuto un problema poco fa, che ho fatto salire a uno, prima scrivi tutto quello che vuoi dire, se mi piace ti faccio salire. Gentilmente te lo dico, va bene? Perché un ragazzo poco fa ci ha disturbato la live. Allora scrivilo quello che vuoi dire, se mi piace ti faccio salire, dai. Da Skype, e allora aspetta che apro Skype nel computer e tu salirai dal computer e ti vedono tutti. Aspetta che apro Skype. Angelo dice no, dice di non farlo. Davide va a letto. Buonanotte Davide, Dio ti benedica Davide. Sogni d'oro. Angelo dice di non farlo. Dico quello, non fermo. Facevamo le conferenze su Skype, dico quello. Ah, facevamo le conferenze su Skype, allora puoi salire. Aspetta che ti faccio salire, dai. Aspetta, aspetta, che forse se mi vedi mi riconosci. Ciao, ciao. Ti ricordi? Oh no.
Attualmente, dai, siamo cambiati nel viso, posso anche sbagliarmi, ma non c'ho la fisionomia ancora. Vabbè, ma parla, Stai poi diventando piano piano. no, anzi, forse proprio l'ultima conferenza che facevo, in cui lì si parlava di teologia e cose così. Vabbè, dai, ormai ci siamo un pochettino presentate. Sì, L'importante, perché poco fa è salito un ragazzo e si è messo, neanche è entrato, si è messo a parlare di un rosario. Ma sapendo che siamo in una live tipo del Signore, neanche evangelico, perché io non faccio più religione. Adesso faccio solo relazione con Dio e con Gesù. Non so se l'hai capito, Angelo. guarda, se dovessimo parlare di relazione con Dio, per me la relazione con Dio è un qualcosa di molto intimo, un qualcosa che si riesce a raggiungere solo quando si è arrivati a comprendere i propri inferi, per dirla così, per cui salire verso l'alto. Non riesco a spiegarlo bene ciò che intendo. Ma piano piano, piano piano, dai. Tu intanto